Paola Chen, Miss Ondina 2012, qual è stata l'emozione in quel momento della premiazione? Tanta emozione e basta. È un'emozione unica, cioè, auguro a tutte le ragazze di fare questa esperienza, è un concorso serio, è un concorso di bellezza e soprattutto di sport ed eleganza. Che cosa è cambiato dopo la premiazione in questo anno? Beh, sono cambiate tantissime cose, ho sfilato per molti marchi e soprattutto per Latta Roma e tra poco andrò a Milano. Quindi un'evoluzione, qual è il tuo sogno? Continuare a diventare una modella? Sì, diventare una modella. Letizia Gandhi, sei stata eletta nel 2009. Qual è fu il tuo titolo, l'emozione in quel momento? Io mi classificai tra le prime 10 come Miss Ragazza Immagine 2008 e grazie a Miss Ondina ho partecipato al corso di portamento all'Accademia della Moda e da lì poi ho avuto molte esperienze lavorative nel campo della moda, ho fatto molti servizi fotografici e ho lavorato molto anche con la sposa ed è stato veramente, Miss Ondina è stata veramente una bella esperienza. Quali sono le tue prospettive per il futuro? Beh, vorrei diventare insegnante di di educazione fisica e vorrei studiare scienze motorie. Che cosa auguri alle ragazze che adesso sono sul palco e si avvicendano per la prossima elezione? Di stare molto tranquille e la cosa più importante è che le ragazze mantengano la loro umiltà. Sabrina, la prossima a salire sul palco per partecipare a Miss Ondina, perché questa scelta? Sono le tue prospettive per il futuro? Perché mi piacerebbe arrivare in finale se ho le competenze, se riesco a dimostrare le competenze e poi appunto per magari intraprendere la strada per fare la modella. Quindi un futuro nell'ambito della moda. L'aspirazione è anche Miss Italia? Ma sì, non sarebbe male come opportunità, si potrebbe fare. Antonia Severino Ammirati, giurata di Miss Ondina 2013, come vede queste ragazze? Buonasera, devo dire che sono splendide nel portamento, molto spigliate, molto sgamate, sorridenti, si vede che la nuova generazione è diversa da quella precedente, sono delle ragazze decise, alcune dolcissime, le vedo in gamba, preparate per un futuro nella moda, nel cinema, nello sport, nello spettacolo e mi è piaciuto molto qualcuna che ha detto voglio fare la cuoca, voglio fare, cioè questi che di solito possono sembrare degli indirizzi di minore calibro, mi piace che vengano scelti da queste ragazze così belle. È ancora un valore per le ragazze in questi concorsi di bellezza, nonostante tanti talent scout, tanta modo di fare e avere successo subito, i concorsi di bellezza hanno una possibilità di successo un po' più a lungo termine, però in effetti ancora ce ne sono. Beh, devo dire che è un bel trampolino di lancio, chi ha questo desiderio di affermarsi nel mondo in genere della moda, della bellezza, dell'arte, perché no, hanno tantissime possibilità. Si selezionano da sole, anche a Miss Italia avviene così e spesso non è la più bella che è quella che vince, ma quella che ha più fascino, magari ha un dentino storto, ma sorride in una maniera meravigliosa e il consiglio che do alle ragazze è quello di non badare al piccolo difetto, ho sempre suggerito di valorizzarlo, non nasconderlo, un bellissimo sorriso, un bel trucco può attirare l'attenzione e distoglierla da quello che è qualche cosa che loro ritengono che non vada, insomma.
questi nasi tutti rifatti, queste bocche tutte uguali, sono quello che fanno poi l'elemento che le appiattisce. E noi giurati, fra 86 ragazze, cosa notiamo? Notiamo quell'occhiolino, quel modo di camminare, quel vezzo. E questo è il consiglio che do alle partecipanti: valorizzate i vostri piccoli preziosi difetti. Luca Zingone, Miss Ondina 2013, come vede questo concorso di bellezza? Beh, è stata veramente una serata molto, molto carina, molto bella, tantissime fantastiche ragazze. È stato difficile per me fare questa votazione. Il professor Geremia Schiavo mi ha coinvolto, diciamo, nella giuria, e con piacere, diciamo, ho partecipato a questa serata. Ha individuato qualche faccia da cinema, diciamo? Ma tante, diciamo, c'erano 86 ragazze e, diciamo, veramente è avvenuto tutto molto velocemente. Però c'erano tante ragazze che, insomma, secondo me, se hanno la passione, diciamo, per il mondo cinematografico o per il mondo della moda, sicuramente potranno fare la propria carriera. Che cosa secondo lei serve al mondo del cinema, visto che comunque farà l'organizzazione del No Crime a Castellammare, per rilanciare il cinema in Italia? Beh, una domanda, diciamo, molto difficile, soprattutto per da rispondere in poco tempo. Sicuramente ci vorrebbe un'attenzione maggiore verso il cinema e soprattutto verso la cultura da parte delle istituzioni.